Buongiorno, oggi siamo con la dottoressa Giulia Ieraci dell'Agenzia Regionale di Sanità Toscana e parliamo di dati sanitari. L'epidemia di Covid ha portato all'attenzione di tutti, e non solo di tecnici e ricercatori, l'importanza del dato sanitario e della sua corretta analisi. Sappiamo che in Italia i flussi di dati non mancano, ma spesso non parlano tra di loro e sono difficili da interrogare. Recentemente in Toscana, con la collaborazione tra Regione, Agenzia Regionale di Sanità ed ESTAR, è stato sviluppato un nuovo strumento per facilitare il monitoraggio di consumo e spesa dei farmaci dispensati a carico del Servizio Sanitario Nazionale. Si tratta del cruscotto direzionale. Ne parliamo oggi con la dottoressa Ieraci, che ha seguito il progetto per l'Agenzia Regionale di Sanità Toscana. Dottoressa, che cos'è quindi il cruscotto direzionale? Buongiorno a tutti. Dunque, il cruscotto direzionale toscano è un applicativo web al quale si accede tramite credenziali che descrive l'andamento della spesa e dei consumi dei farmaci erogati a carico del Servizio Sanitario Nazionale in Toscana. E lo fa attraverso l'integrazione di tre flussi amministrativi sanitari, ovvero il flusso della farmaceutica convenzionata, il flusso dei farmaci ad erogazione diretta e il flusso dei farmaci erogati alle strutture sanitarie regionali. Infatti, nel cruscotto direzionale è presente una sezione che descrive la qualità di questi flussi, che vengono aggiornati periodicamente e che sono caricati da ARS sul cruscotto direzionale toscano con un ritardo di circa un mese rispetto alla data di registrazione. L'altra sezione del cruscotto direzionale riguarda specificatamente i dati di spese e di consumo dei farmaci, all'interno della quale si può navigare per anno e per livello di classificazione anatomica, terapeutica, chimica, quindi la classificazione ATC, fino addirittura al quinto livello di ATC. Quindi noi abbiamo disponibili dati di monitoraggio di spese di consumo per singolo principio attivo. L'unità di misura scelta per monitorare il consumo dei farmaci è la dose definita giornaliera, la DDD, che è ormai utilizzata largamente a livello internazionale per eseguire studi di farmacoutilizzazione. Mentre per l'analisi della spesa sono riportati sul cruscotto numerosi indicatori, a titolo esemplificativo vi riporto la spesa farmaceutica per mese, la spesa media per dose media giornaliera. Sia dati di spesa che dati di consumo sono disponibili su base mensile per territorio di residenza del paziente e per azienda di erogazione. Benissimo, quindi molto completo. Ma come è nato questo progetto e quali sono gli obiettivi? Allora, il cruscotto direzionale nasce esattamente un anno fa, nel dicembre del 2019, quando il settore delle politiche del farmaco della Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale chiede ad ARS, all'Agenzia Regionale di Sanità Toscana, uno strumento per monitorare spese e consumi dei farmaci in Toscana. In fase di progettazione, il cruscotto è stato realizzato da una collaborazione derivante da ARS ed ente di supporto tecnico-amministrativo ESTAR, dopo una fase pilota che purtroppo è stata interrotta a causa dell'emergenza pandemica. Il cruscotto direzionale toscano è stato ultimato e poi è stato presentato alla Direzione Generale nell'estate del 2020 e ha come obiettivo quello di facilitare e di consentire il monitoraggio della spesa e dei consumi dei farmaci erogati a carico del Servizio Sanitario Nazionale in Toscana. A tutti coloro che intendono analizzare e interpretare approfonditamente questi dati ai fini di interventi di politica sanitaria, interventi di assistenza farmaceutica sia territoriale che ospedaliera, per fronteggiare situazioni emergenziali come quella che stiamo vivendo attualmente, o più in generale per supportare il servizio sanitario regionale nell'esercizio delle proprie funzioni attraverso l'elaborazione di dati sanitari amministrativi.
Certo, e avete già avuto dei primi risultati oppure quali sono le vostre prospettive future? Allora, il cruscotto direzionale è piaciuto molto alla direzione generale perché è risultato uno strumento utile, intuitivo, trasversale nelle sue applicazioni, quindi pensiamo che possa essere utile a tecnici, ricercatori, dirigenti aziendali. Noi, per esempio, in ARS abbiamo utilizzato il cruscotto direzionale per monitorare l'andamento dei consumi delle quattro classi farmaceutiche ATC a maggior spesa nel 2020, specificatamente nei mesi di marzo, aprile e maggio, cioè i mesi di lockdown nazionale imposto dal governo per contenere la diffusione del coronavirus. Queste classi di farmaci a maggior spesa sono risultate essere i farmaci per apparato gastrointestinale, cardiovascolare, per il sangue e farmaci antineoplastici e immunomodulatori. Quello che abbiamo osservato, per esempio, per i farmaci cardiovascolari e gastrointestinali è, passatemi il termine, un accaparramento di questi farmaci nel mese di marzo, assente ovviamente nel marzo del 2019, seguito da una diminuzione dei consumi nei mesi di aprile e maggio. Ci siamo chiesti il perché di questo fenomeno, abbiamo ipotizzato che si sia verificato nel mese di marzo un approvvigionamento di queste classi di farmaci destinati alla cura di patologie croniche gestite dalla medicina generale a livello domiciliare, che è comprensibile, che è giustificabile, considerato il periodo di confusione e di incertezza che si è creato nei primi giorni di marzo. Questo è uno dei tanti esempi di applicazione del cruscotto direzionale toscano che, perché no, potremmo approfondire con i dati della seconda ondata pandemica non appena saranno disponibili sul cruscotto. Benissimo, la ringrazio. Mi sembra un lavoro veramente utile anche proprio a livello di sanità, di organizzazione. E speriamo che magari sia anche uno spunto per altre realtà che eventualmente volessero adottarlo. Grazie di nuovo e Grazie arrivederci. a lei. Arrivederci.